progetto ha una superficie di 58.000 metri quadrati, è costituito principalmente da una grande teca vetrata, costituita da vetri extra chiari. All'interno della teca c'è il centro congressi. Al piano meno uno abbiamo il centro congressi vero e proprio di circa 9.000 metri quadri per circa 7.000 posti. Abbiamo un piano al di sopra del centro congressi che è il piano forum, che è un grande piano sul quale poi nasce quella che è la nuvola di Fuksas. La nuvola è una struttura a sé stante all'interno della teca, costituita da un telo di circa 13.800 metri quadrati. All'interno della nuvola c'è l'auditorium di 1.800 posti. La missione di Roma Convention Group è la commercializzazione dello stesso polo congressuale, sviluppare il business nel territorio, il business congressuale, collocare la destinazione Roma nel best in class delle destinazioni turistico-congressuali del mondo. Gli elementi più importanti poi alla fine di quest'opera sono la nuvola e l'auditorium. La scelta del rivestimento è legata, diciamo, anche all'utilizzo. Il telo che è stato scelto è un telo in fibra di vetro siliconata e microforata. Questo per garantire la massima trasparenza dall'esterno verso l'interno, ma anche dall'interno verso l'esterno. Essendo un elemento completamente chiuso, deve prendere aria e luce dall'esterno e quindi dalla teca, che è completamente aperta e completamente trasparente. L'auditorium invece è particolare proprio per il rivestimento, perché la realizzazione di questi pannelli ha dovuto seguire quella che è la struttura e la parte architettonica voluta dall'architetto, voluta dal progettista inizialmente. La struttura tecnologica della nuvola presenta delle soluzioni straordinarie sia a livello di benessere all'interno della nuvola stessa, benessere che significa rendere il congressista piacevolmente preso e colpito da tutti gli aspetti, sia visivi sia sensoriali, può essere il clima, può essere la luce, può essere proprio la sensazione di tranquillità all'interno, una mancanza di rumori all'esterno e quant'altro, che sappiamo che sono delle caratteristiche fondamentali per la buona riuscita di un congresso stesso. Inoltre abbiamo ovviamente tutte quelle soluzioni tecnologiche d'avanguardia abbinate all'evento stesso, quindi a livello di tecnologie audio, video, di allestimenti e tutto ciò che è coniugato in funzione dell'evento stesso. Quello che è più importante è la razionalizzazione degli spazi, che si raggiunge soltanto ed esclusivamente attraverso la condivisione durante sia la progettazione che la realizzazione della parte strutturale, della parte architettonica, della parte impiantistica, perché la parte strutturale, che in realtà conduce all'inizio quella che è la realizzazione dell'opera, mi definisce gli spazi. La parte di finitura architettonica mi definisce quelli che sono i materiali, importantissimi anche questi, sia per una sostenibilità dell'opera che per il comfort ambientale, quindi l'utilizzo di materiali più o meno naturali, più o meno tecnologicamente avanzati. L'altra componente importantissima che deve sempre accompagnare la parte strutturale, la parte architettonica e la parte impiantistica, dove noi ci troviamo, ad esempio, non vediamo impianti a vista. La scelta delle dorsali impiantistiche che arrivano poi all'auditorium, perché non è immaginabile che l'auditorium possa essere alimentato da un sistema impiantistico che viene dalla centrale sottostante, le parti della dorsale impiantistica passano infatti all'interno del calice della nuvola, quindi uno spazio appropriato che è stato studiato. Le maggiori sfide qua dentro sono state proprio quelle di creare un ambiente completamente libero da elementi e quindi anche da tutti i sistemi impiantistici e utilizzare quei piccoli spazi per arrivare poi ad alimentare tutti gli ambienti. L'impianto di umidizzazione della nuvola è un impianto centralizzato sia per la produzione di fluidi sia per la produzione di aria.
La produzione dei fluidi è centralizzata nella centrale termofrigorifera. La centrale termofrigorifera è composta da sostanzialmente 5 pompe di calore polivalenti condensate ad acqua e 2 gruppi frigoriferi condensati ad acqua. La produzione avviene a diverse temperature a seconda degli usi degli impianti periferici. Gli impianti delle sale sono impianti a tutt'aria. Impianti delle zone comuni e della grossa piazza del forum sono pannelli radianti e uffici e altre tipologie di zone tra virgolette comuni viene utilizzato i fan coil. Esiste una centrale booster, diciamo così, di climatizzazione di zona realizzata sotto lo scafo con 5 unità di trattamento aria. Le 5 pompe di calore sono delle unità polivalenti e sono state scelte proprio per la produzione contemporanea di acqua calda e acqua refrigerata per la massimizzazione dell'efficienza energetica. I COP o le ER raggiunto da queste macchine non sono paragonabili alle macchine condensate ad aria delle stesse potenze. I gruppi frigo, anche questi, sono condensati ad acqua e hanno delle efficienze superiori rispetto a quanto era stato previsto in fase di progetto. Perché il progetto risale a 2005-2006, le macchine sono state acquistate nel 2012, per cui hanno avuto un'evoluzione di efficienza abbastanza importante. L'architetto e l'ingegnere che opera e che lavora in un'opera così importante si deve preoccupare ancor prima di nascondere gli impianti piuttosto che utilizzare determinati materiali che al centro di tutto c'è l'uomo che utilizzerà questo spazio.